Su quel red carpet, ieri pomeriggio sera, è passato Johnny Depp, che ha presentato Black Mass. E io proprio di Black Mass, qui tornato al mio posticino preferito, vi parlo per questo terzo giorno da Venezia, dal Lido, dalla Mostra del Cinema di Venezia. Il tempo non è il massimo, non so se riesco a farvelo vedere. Ieri ha piovuto e oggi fa un po' freschetto, ma a noi non ce ne può fregare di meno. Controllo di non aver coperto l'audio come ieri e mi scuso perché il video su Francofonia è venuto per un mio errore con l'audio coperto dal mio dito. Non sono riuscito a controllarlo prima di mandarlo online per la frenesia del tempo, dei minuti contati, e quindi purtroppo mi hanno detto, mi scuso soprattutto con Malamarco, che mi aveva detto che era il video che attendeva di più, e mi ha detto Pais che si è alzato un po' il volume, si sente, è semplicemente un po' ovattato il suono, si sente, e vi chiedo scusa comunque dell'orrore e dell'errore, tutte e due. E per rimediare, se non volete alzare il volume e comunque vi dà fastidio, sotto vi metto il link del video breve che ho fatto per 4 Magazine, sempre su Francofonia, e poi tra oggi e domani esce per Superga Cinema, lo trovate sulla mia pagina Facebook, anche la recensione scritta, e quindi magari potete compensare con quello. Dicevo, oggi vi parlo di Black Mass, il film nuovo di Scott Cooper, ma soprattutto dell'amico Johnny Depp, che era atteso al varco perché dopo anni di Pirati dei Caraibi, film per bambini, pagliacciate varie, è tornato, pare, a recitare sempre con un mascherone che lo copre, che un po' lo rende irriconoscibile, però è tornato più o meno a recitare un ruolo che non sia una macchiettona, ma che sia un personaggio. E questo personaggio è quello di Whitey Bulger, che è uno dei più celebri criminali della storia degli Stati Uniti, ma soprattutto della storia di Boston. Il film è chiaramente una saga criminale molto classica, evidentemente ispirata ai classici del genere, soprattutto alla visione scorsesiana del gangster movie, però raccontata da Scott Cooper senza le esplosioni, senza le follie, senza l'irruenza di gran parte del genere, penso anche a Scorsese o anche irruenza romantica, pensando a Carlitos Way, ma tenendo un tono più pacato. Ecco, la via che sceglie Scott Cooper per raccontare, Scott Cooper che aveva fatto secondo me due buoni film precedentemente, ovvero Crazy Heart con Jeff Bridges e uno molto bello anche se molto sottovalutato come Out of Furnace, il fuoco della vendetta, credo che fosse in italiano. Ecco, qui sceglie, come dire, e dall'inizio si capisce, la via della deposizione. Il suo film deve essere una fredda cronaca. Il problema è che resta fredda anche nell'impatto con lo spettatore. Non è una freddezza che crea una sorta di curiosità, una sorta di empatia, una freddezza che serve a raccontare i personaggi, a tagliare chirurgicamente la storia. Resta più che altro una piattezza, una storia vuota. Il vero problema non è tanto che è una storia già vista, è un film già visto, già raccontato, non è la questione dell'originalità, mi interessa poco di questo, è l'originalità dello sguardo, cioè come questo sguardo che tu scegli arriva al pubblico, non arriva mai. Non solo è un compitino messo anche insomma in maniera corretta in scena ma senza alcun tipo di vitalità, ma è soprattutto un film freddo, vuoto, un film a cui servirebbe una forza, che non deve essere per forza la forza di Scorsese, quell'irruenza, quella a un certo punto follia che dilaga perché è la follia della conoscenza del potere, ma anche una forza, come dire, nell'uso delle atmosfere, nell'uso dei luoghi. C'è questa Boston che è un po' il filo conduttore di alcuni film di questa edizione e che poteva essere davvero sfruttata in fondo. C'è una mitologia criminale, un'epica, un respiro romantico, qualcosa, un soffio vitale che dalla sceneggiatura arrivi al cinema e quindi al film, all'immagine e allo spettatore. Questo non c'è. Questo è l'esempio di un tipo di cinema che si accontenta di mettere su dei personaggi possibilmente già esistenti e quindi riconoscibili per lo spettatore e non fa uno scatto. Ora non so se il problema è dover dare tutto il film sulle spalle di Johnny Depp e quindi limitarsi in questo senso, oppure è Cooper che ha avuto un eccesso di cautela. Fatto sta che il film, non dico gira a vuoto, ma sta fermo su se stesso. E Johnny Depp, seppur interessante, seppur convincente, non è
forte abbastanza, non è bravo abbastanza come lo è stato in altri film per reggere tutto il peso del film e quindi superarne i limiti. È un peccato. Ora, ho appena finito di vedere The Danish Girl, di cui vi parlo domani, e qui mi stanno tirando delle cose, spero che non sia voluto, e di cui vi parlo domani, e per adesso vi do appuntamento alla mia pagina Facebook per tutti gli altri mini video, recensioni, commenti, tweet, baci, ciao. Allora, vediamo di stoppare.